Prova di Super Power Kick Demo versione 3.1, una homebrew per Mega Drive. Siccome il videogioco è ancora in fase di lavorazione, non mi sono impegnato a finirlo e al livello 3.8, durante il boss, perdo la partita. Tempo fa avevo realizzato un video sul mio canale di Power Kick, che è praticamente lo stesso gioco. Non credo che questo sia il seguito, ma credo più che altro che sia la continuazione della lavorazione del precedente Power Kick. Come al solito in descrizione trovate il link per scaricarlo. Dunque, il risultato della mia prova è un videogioco promettente, ma che ha ancora bisogno di qualche modifica, a parte il fatto che ci vorrebbero più sfondi diversi. Però ho notato che se si preme destra e sinistra veloce e nel contempo si fa il pugno, il nostro personaggio fa in automatico un calcio volante. Credo che sia una scelta deliberata, cioè è stato creato apposta così. Però a me, in più di un'occasione, questa modalità di controllo ha dato fastidio, in quanto facendo il calcio volante non si può lanciare il nemico, o comunque magari si può, ma è più difficile. Mi è piaciuta invece la mossa di alzare il nemico e lanciarlo. Si può eseguire tenendo premuto in basso mentre si danno i pugni da vicino, perché praticamente in questo videogioco c'è una modalità simile a Snow Bros. Lanciando il nemico che rotola contro gli altri nemici, lì si danneggia. Comunque, come vi ho detto, è promettente. Ci sono anche i boss. Io metterei più sfondi. E vi invito, se siete appassionati di questo genere di videogiochi, a provarlo. È carino perché fa tutti i versettini, però anche in questo caso desidererei una maggior varietà nei versi, perché alla fine si sentono sempre quei due. Buona visione! Oh!
Oh,
Oh,